Per il reparto di chirurgia all'ospedale di Termoli si va verso condizioni di normalità, al lavoro pure per migliorare i livelli di assistenza e prevenzione oncologica. La caccia di selezione prevista per i cinghiali è per gli ambientalisti inutile e dannosa. Occorrono sistemi di controllo sostenibili e con tecniche scientifiche. Continuano le proteste dei dipendenti degli enti locali che, oltre ai rinnovi contrattuali, chiedono il riconoscimento delle funzioni e nuove assunzioni. All'Università del Molise due giorni di convegni dedicati al poeta, regista e scrittore Pierpaolo Pasolini in occasione dei 100 anni dalla sua nascita. Ben ritrovati dalla redazione giornalistica di TLT. A Sant'Angelo del Pesco sarà proclamato lutto cittadino nel giorno dei funerali del 34enne Davide Di Cristofaro, scomparso per un grave incidente stradale sulla provinciale 84 al confine tra Molise e Abruzzo. L'autopsia all'ospedale veneziale di Isernia dovrà chiarire le esatte cause del decesso del giovane alla guida della Lancia Y venuta in collisione con una Mercedes. Ancora cronaca, alla Marina di Petacciato sono in corso gli accertamenti sulle cause che hanno provocato le fiamme alla Pineta nella tarda mattinata di oggi. Sono stati incendiati circa 8.000 metri quadri di macchia mediterranea. L'intervento dei vigili del fuoco da Termoli ha evitato il propagarsi del rogo. Siamo adesso alla sanità. Verso la normalità il reparto di chirurgia all'ospedale di Termoli. In regione si lavora anche per rafforzare i livelli essenziali di assistenza e il servizio. Dopo la pandemia si lavora affinché la sanità torni completamente attiva dopo le criticità emerse a seguito degli ultimi 2 anni. Ora è indispensabile far ritornare alla normalità reparti come quello di chirurgia del San Timoteo di Termoli, per garantire ai pazienti servizi efficienti e di qualità. Ad esprimersi in merito alla questione la consigliera regionale Aida Romagnolo, a margine dell'incontro avvenuto tra il direttore sanitario dell'ASREM Evelina Gollo e il coordinatore regionale dell'Associazione dei Chirurghi Ospedalieri Antonio Vallo. Un'iniziativa che ha trovato subito la condivisione dell'esponente di Palazzo Daimo e che ora punta ad un protocollo d'intesa volto alla riattivazione delle sale operatorie. Come evidenziato da più fronti, è una necessità non più rinviabile, soprattutto al fine di smaltire le lunghe liste d'attesa. L'UOCI di chirurgia del nosocomio di Termoli è da troppo tempo in sofferenza, potendo garantire solo le urgenze per l'assistenza e l'assenza degli anestesisti. Il personale medico e paramedico va quindi ora incrementato, così come resta fondamentale far ripartire in sicurezza i nosocomi periferici. Ora mancano ulteriori certezze da parte della politica e si aspettano azioni dell'azienda sanitaria regionale. Intanto, sul fronte della sanità, in regione è stato stilato un accordo per la prevenzione oncologica. Al via il documento per mettere in campo azioni di supporto a favore del piano nazionale di prevenzione e di quello regionale. È questa la finalità della collaborazione tra Istituto per lo Studio, la Prevenzione, la Rete Oncologica ISPRO e l'Osservatorio Nazionale Screening. L'Osservatorio sostiene Regioni e Ministero della Salute per il monitoraggio dei programmi di screening per il tumore della mammella, del colon retto e della cervice uterina, per il miglioramento della qualità, formazione e promozione della ricerca applicata a questo ambito. L'ISPRO e la Regione contribuiranno alla realizzazione delle attività progettuali. Per quanto riguarda il piano regionale, invece, l'autorità fornirà il sostegno al monitoraggio e alla valutazione semestrale dei progetti e dei programmi di screening alla luce dei nuovi criteri di valutazione nell'adempimento dei livelli essenziali di assistenza. La caccia di selezione prevista in Molise dal 13 aprile al 15 agosto è inutile e dannosa, a sostenerlo il WWF, Legambiente, l'IPU, Italia Nostra e Ambiente Basso Molise, che richiamano le istituzioni al rispetto delle norme per la tutela delle specie minacciate a livello comunitario, che proprio in primavera ed estate si riproducono. Il controllo numerico dei cinghiali va condotto con tecniche scientifiche, ma non con i fucili. Gli ambientalisti invitano l'assessore Nicola Cavalieri a rivedere le proposte, affidandosi a sistemi di controllo più sostenibili nel rispetto della fauna selvatica in pericolo e garantendo la sicurezza dei cittadini fruitori di boschi e campagne.
I carabinieri del comando di Campobasso hanno tratto in arresto una persona per resistenza, minaccia ed oltraggio a pubblico ufficiale e cinque automobilisti sono stati denunciati perché alla guida con tasso alcolemico non consentito, revocate poi sette patenti e due giovani sono stati segnalati alla prefettura per uso personale di sostanza stupefacente. Proseguono le rimostranze dei dipendenti degli enti locali che, oltre ai rinnovi contrattuali, chiedono il riconoscimento delle loro funzioni e la possibilità di nuove assunzioni nel pubblico impiego. C'è ancora da lottare nel settore del pubblico impiego, dove i dipendenti chiedono al governo centrale di chiudere al più presto una fase contrattuale ancora colpevolmente aperta, ma anche e soprattutto di riconoscere le professionalità acquisite e di provvedere a sbloccare gli impedimenti delle nuove assunzioni per tornare ad equilibrare un organico sottostimato e non più in grado, a causa dei pensionamenti non rimpiazzati, di reggere all'attuale macchina amministrativa. Il contratto, in quanto mera risorsa economica, a noi non è il nostro interesse principale. L'interesse principale è quello di andare a tutelare i lavoratori nel riconoscimento della professionalità e delle varie professionalizzazioni. Ci si chiede di essere sempre più formati, ci si chiede di essere sempre con un background culturale sempre più elevato, però nel contempo non c'è il riconoscimento di questi ruoli e sinceramente c'è qualcosa che cozza tra le due cose. Quindi quello che chiediamo noi è il riconoscimento dei ruoli, il riconoscimento delle professionalizzazioni, il riconoscimento all'interno delle strutture che ci sono dei professionisti a tutto campo, a 360 gradi, sia negli enti locali che per quanto riguarda la sanità, che in un certo senso sono trattate sempre come le cenerentole all'interno dell'apparato pubblico. E questa cosa oggi non è più fattibile. Non è solo la questione della polizia municipale, c'è la questione di tante figure all'interno degli enti locali, come ci sono i famosi infermieri che non sono gli ultimi arrivati. Se non si riconosce il ruolo di queste personalità, di queste persone, di queste figure, dove andremo a parare? È questo quello che chiediamo, il riconoscimento. E poi il rimpinguamento degli organici, ormai siamo proprio alla frutta. In Molise ormai gli enti sono sprovvisti proprio di persone che lavorano, di risorse umane, ma ci si chiede, è possibile mantenere dei comuni dove non c'è un dipendente pubblico e c'è solo l'apparato amministrativo? A che serve? A Palazzo San Giorgio a Campobasso la maggioranza del sindaco Roberto Gravina ha bocciato la proposta di installazioni di impianti di sanificazione dell'aria delle aule scolastiche da installare prima dell'inizio del nuovo anno scolastico, poiché ritenuta inutile. La minoranza del Partito Democratico ritiene la posizione dei rappresentanti del Movimento 5 Stelle, oltre che incomprensibile, anche contraddittoria e ingiustificabile. All'Università degli Studi del Molise è stato organizzato un convegno in 2 giornate sulla figura artistica di Pierpaolo Pasolini in occasione del centenario dalla sua nascita. Una disperata vitalità, questo il titolo dato al convegno sulla figura e l'opera di Pierpaolo Pasolini a 100 anni dalla sua nascita, organizzato oggi e domani dall'Università degli Studi del Molise. Numerosi e tutti interessanti gli interventi previsti dal programma di approfondimento, alcuni in presenza ed altri in streaming, come quello della scrittrice Dacia Maraini, amica dell'intellettuale friulano, che in vita è stato uno dei personaggi più famosi e discussi del suo tempo, poeta, scrittore, drammaturgo, regista cinematografico, saggista e autore di alcune rubriche sui maggiori quotidiani e periodici italiani. Un personaggio veramente a 360 gradi. Tanti hanno detto fuori epoca, anche per i temi che trattava e per il modo con cui li trattava. Altri hanno detto invece forse figlio proprio di quell'epoca, di quello che succedeva in quegli anni. Forse proprio di Pasolini si è sempre detto tutto e il contrario di tutto.
oggi l'occasione del centenario è forse l'occasione per dire qualcosa in più, per guardare anche degli aspetti meno conosciuti e per interpretarlo a distanza, come diceva lei giustamente, ormai di tanti anni, interpretando realmente il ruolo e la figura. Per concludere poi il ritratto, anche la barbara uccisione che ne ha segnato la fine ha contribuito a creare un'alea particolare intorno al personaggio. Io credo che però, lo dico sempre, l'università rappresenta il luogo ideale nel quale discutere di questi argomenti, anche di argomenti un po' più delicati e a volte difficili. La distanza temporale che si è ormai creata, sono quasi 50 anni dalla morte di Pasolini, dovrebbe consentire a tutti di essere più distaccati e di fare delle analisi più approfondite. Come lei diceva giustamente, non sempre succede. Penso che questi due giorni saranno invece l'occasione per farlo. Si sente proprio a volte la mancanza di uno studio approfondito su Pasolini. Credo che questo convegno, come dire, probabilmente proprio con la pubblicazione degli atti sarebbe un qualcosa di veramente eccezionale. Io credo che anche l'occasione, il fatto che siano passati ormai 100 anni dalla nascita, quindi non parliamo di poco tempo, rappresentano il momento nel quale fare un po' il punto. E quindi sono d'accordo, l'idea di raccogliere anche tutti i contributi negli atti, secondo me può dare anche il via da oggi a andare in avanti a una rivalutazione diversa, vorrei dire anche più serena e distaccata di tante cose che sono successe. Una presenza anche come cronista a volte che era profetica. Si è detto che lui fosse alla disperata ricerca della verità sempre di qualunque campo. È chiaro che quando poi la ricerca si fa disperata vuol dire che non sempre poi la verità che viene fuori è proprio, come piace dire tante volte, la vera verità, però sicuramente la capacità di squarciare il velo che copriva tanti aspetti della nostra società dell'epoca è stata sicuramente una delle sue doti principali, di aver costretto tanti italiani e poi nel mondo tanti cittadini dell'Europa e di tutto il mondo a riflettere su argomenti sui quali si preferivano riflettere. Paradossalmente oggi il suo ruolo sarebbe più semplice, oggi che la dimostrazione di tante facce della verità è molto più comune, pensiamo alle televisioni, internet, forse il ruolo sarebbe più semplice. Se noi pensiamo a quello che era 50 anni fa, sicuramente ci rendiamo conto che lui da questo punto di vista è stato un innovatore assoluto, senza, mi piace dirlo, senza paura. Il coraggio sicuramente è stata una delle cose che lo contraddistingueva. Sindaco di Trivento Pasquale Corallo chiede all'ANAS di prendere in considerazione riguardo alla Fondovalle Trignina l'adeguamento delle rampe di accesso e di uscita verso le località San Salvo Vasto da un lato e di Sernia dall'altro, di illuminare l'intera area interessata dallo svincolo e di realizzare una rotatoria al svincolo del paese per consentire le manovre di uscita e di immissione al fine di permettere un flusso veicolare più sicuro. Controlli su bambini e adolescenti al Mario Pagano di Campobasso nell'ambito dell'iniziativa sociale Io Chiron, postura e salute. Sentiamo. Si chiama Io Chiron, postura e salute, il progetto a cui ha aderito il convitto Mario Pagano di Campobasso, una iniziativa all'insegna della prevenzione con dei test su bambini ed adolescenti. Fino all'8 aprile nell'infermeria della struttura di Corso Bucci, dalle 15 alle 17, operatori della riabilitazione della prevenzione della tecnica ortopedica del Gemelli Molise a disposizione per un check-up posturale gratuito, sotto la lente di ingrandimento, asimmetrie corporee e appoggio plantare, verifiche con specifiche strumentazioni con conseguente scheda osservazionale da approfondire con il proprio medico. Io Chiron è un progetto di prevenzione sui ragazzi, uno studio osservazionale che ci permette praticamente di valutare appunto l'assetto posturale di questi ragazzi, di riscontrare se ci sono diverse problematiche, diverse criticità e mandare appunto dei feedback in questo caso al pediatra, quindi allo specialista di turno, ma anche ai genitori, prendere appunto la consapevolezza della problematica che eventualmente il bambino potrebbe presentare nel suo assetto posturale. È normale che la postura per noi è un elemento fondamentale di prevenzione, soprattutto per le patologie del futuro, perché ovviamente chi di noi non soffre di un mal di schiena?
tante volte noi ci focalizziamo sul mal di schiena, però non ci rendiamo conto che tutto nasce appunto da una postura scorretta. Quindi se noi riusciamo a prevenire e a curare i bambini nell'età praticamente della pubertà, riusciamo a indirizzarli ad avere una postura corretta e quindi ad avere meno problematiche nell'età adulta. Quali sono le principali criticità che si riscontrano proprio in questi ragazzi, in questi bambini? Allora, in questi bambini le criticità sono ovviamente molteplici, perché hanno soprattutto degli atteggiamenti viziati, dovuti ovviamente anche alle tecnologie, cellulare, il tablet, il computer, che ti comportano ad assumere appunto delle posizioni scorrette. Abbiamo anche dei bambini che ovviamente anche a tavola non hanno quella postura sempre corretta, assumono sempre delle posizioni appunto scorrette, dovuti sempre all'utilizzo anche di questi mezzi multimediatici. Ovviamente anche il dorso curvo è uno degli elementi maggiormente evidenti, soprattutto nell'età pubere, praticamente perché in quel periodo il bambino presenta una timidezza. Quella timidezza, quindi anche il chiudersi in se stesso, gli comporta praticamente di assumere appunto questi atteggiamenti di dorso curvo, quindi di avere questi ipercifosi, questo atteggiamento, e basta solamente consigliare un piccolo movimento di estensione delle spalle e il bambino deve assumere, quindi ricordarsi di avere appunto una posizione molto più corretta, caccia il petto in fuori. Molto semplice, quindi già fare solamente questo piccolo gesto ci permette di avere una posizione molto più corretta ed eretta. È importante che tra gli 8 e i 9 anni il bambino almeno una volta nella vita venga valutato, o sotto forma di screening, o sotto forma attraverso la visita pediatrica, o attraverso appunto la valutazione da uno specialista, per cercare appunto di prenderlo in tempo giusto, affinché noi possiamo poi agire con la rieducazione posturale, perché io definisco sempre la schiena di un bambino come la cera Pongo, quindi molto molto malleabile, molto modificabile. Sicuramente dall'età di 9 anni in poi è utile fare delle valutazioni, fino a 17-18 anni, che è la fine crescita. Nella valutazione solo osservazionale, non diagnostica, l'adolescente viene messo con i piedi su questa linea. Vieni, metti l'alluce sulla linea come ce l'ho io, di qua, e un altro di qua. Bravo. Ora mettilo alla larghezza del mio piede. Chiudi i tuoi piedi in mezzo al mio, bravo, e tieni sempre l'altezza del tuo alluce su quella linea del pavimento, un po' più indietro devi andare, vedi? Devono stare uguali, vedi? Stanno uguali? Oh, perfetto, guarda avanti. La misurazione parte con una valutazione della simmetria delle spalle. La simmetria delle spalle sull'acromion va a valutare se ci sono delle altezze diverse. Qui sembra che non ci siano. Poi passiamo alla guarda sempre avanti, alla valutazione dell'angolo inferiore della scapola. Il bacino sembra essere simmetrico, non ci sono differenze. Valutiamo la posizione, l'altezza delle rotole. Anche qui non ci sono asimmetrie. Un'altra cosa che valutiamo è se ci sono eventuali strapiombi. Partendo da C7, valutiamo se questo appiombo viene modificato rispetto alla condizione di colonna, e qui sembra che non ci sia nulla che non vada, non ci sono strapiombi. Passiamo alla valutazione del cammino con la pedana stabilometrica di ultima generazione, che è ricca di sensori ed è molto sensibile, perché sia nella statica che nella dinamica riesce a valutare le più piccole alterazioni. Vediamo se quello che abbiamo valutato manualmente risulta anche oggettivamente coi dati di un computer che valuta tutto con dei sensori. L'iniziativa Io Chiron, promossa da Fair Play, ha ricevuto il patrocinio di CONI, Ministeri dell'Istruzione e della Salute, Presidenza del Consiglio. È stato presentato questa sera a Campobasso il Molise della Bellezza, Rocche, Fortezze e Castelli, il titolo del volume di Gabriella Di Rocco, nei locali del Circolo Sannitico. Giovedì 7, dopodomani alle 15.30, nei locali dell'ex scuola Ignazio Silone in piazza Michelangelo ad Isernia, sarà riaperto il centro sociale per anziani dedicato a Sabino D'Acunto. E adesso spazio come ogni giorno al meteo. La gamma commerciale, tutta l'energia che ti serve, specialisti delle batterie e degli accumulatori, e in Viale Olanda nella zona industriale di San Salvo.
77 è il nuovo canale di TLT Molise. Dal 4 aprile in provincia di Isernia e dal 7 aprile in provincia di Campobasso. Sole e bel tempo oggi sul Molise, dalla sera ampi spazi di cielo stellato. Le temperature odierne sono comprese tra i 6 gradi di Campobasso e la massima di 16 gradi ad Isernia. Ventilazione debole di direzione variabile, poco mosso il medio Adriatico. Domattina sulla regione tempo soleggiato o velato, valori atmosferici in lieve aumento, correnti dai quadranti meridionali. È terminato 1-0 il risultato tra Avellino e Turris. Per i padroni di casa si è concluso così il 35esimo turno del campionato di calcio di Serie C, Girone C. L'Avellino raggiunge i 62 punti e ritrova in questo modo la seconda posizione in classifica condivisa con il Catanzaro, mentre la Turris a 45 punti resta aggrappata all'ultimo posto utile in zona playoff. Sempre calcio di Serie C, a Francavilla Fontana, anche se a tempo scaduto, il Campobasso ha preso un punto utile per tenere a distanza Taranto e Messina nella lotta per evitare i play-out. Dopo domani pomeriggio sfida casalinga alla Turris. L'atteggiamento mai remissivo del Campobasso a Francavilla Fontana, il cambio del modulo tattico nel finale di partita con uno spregiudicato 4-2-4 e la reazione psicologica al doppio svantaggio in terra salentina hanno permesso a Liguori e compagni di riacciuffare per i capelli una partita indirizzata bene dai padroni di casa, favoriti anche dagli svarioni difensivi dei rossoblù molisani. Dove veniamo da due partite sicuramente non positive, e quindi andare sotto di due gol qui a Francavilla non era facile, però la squadra ha avuto un'ottima reazione, ci ha creduto fino alla fine e poi a volte si è premiati, no? E quindi nel recupero siamo riusciti a portare a casa questo punto che per noi è importantissimo, al di là della classifica, ma soprattutto mentalmente, perché è una squadra che nelle ultime due partite, due volte è andata in vantaggio, due volte è stata raggiunta e rimontata, quindi non era facile. Oggi è successo a noi l'inverso e quindi siamo contenti di questo. Abbiamo perso la partita a Picerno e abbiamo subito quelle che sono un po' le critiche di aver cambiato modulo, di aver affrontato la partita diversamente, ma fa parte del gioco. Oggi dopo il cambio del Francavilla, che ha tolto Maiorino e ha messo l'altro giocatore, quindi sono passati 3-5-2 e noi abbiamo cambiato modulo, siamo passati 4-3 per avere un po' più di spinta, questo sì, e poi alla fine abbiamo rischiato tutto per tutto con 4-2-4, però devo dire che i moduli sì, contano, ma conta molto l'atteggiamento, la voglia e la disponibilità che i ragazzi mettono in campo, quindi oggi credo che il Campobasso ha voluto portare a casa i punti, oggi ne è venuto uno e non era facile, però devo dire che i ragazzi sono stati fantastici. Giovedì 7 al Selvapiana si torna in campo per il recupero di soli 45 minuti contro la Turris. Nella gara rimandata a causa della nevicata di inizio marzo, si riparte dal 2-1 per l'11 di Torre del Greco, fischio d'inizio alle 14.30. Non perdere per la squadra di mister Cudini significherebbe un altro passo verso la salvezza senza passare per la lotteria dei play-out. Per Isernia Ossese, gara di ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia. Per le formazioni di eccellenza nazionale, i biancocelesti del tecnico Pierluigi De Bellis chiamano a raccolta i sostenitori domani pomeriggio allo stadio Lancellotta. Ingresso libero per la tifoseria locale, il match è programmato alle 14.30. Ancora calcio, ma scendiamo in eccellenza. L'Agnonese si è ripreso il secondo posto alle spalle del Termoli, un torneo fino a questo momento esaltante per i colori granata.
Mister, due reti all'inizio che hanno spianato la partita, due reti alla fine, ma in mezzo tanta sostanza, ma anche un buon Guglionesi che ha risposto colpo su colpo. La vittoria comunque non fa una piega da parte della vostra squadra? Sì, giustamente come hai detto tu, la partita diciamo l'abbiamo messo, siamo stati bravi noi a metterla subito in discesa, no? Perché dopo 10 minuti vincevamo già 2-0. Poi c'era un attimino da gestire, che l'abbiamo gestito benissimo, come sempre, d'altronde. Infatti ho fatto di nuovo i complimenti ai miei ragazzi, perché comunque loro ci mettono tanta passione, tanto impegno, tanti sacrifici settimanalmente. E quindi niente, è tutto frutto del lavoro. Niente, siamo contenti di aver ripreso di nuovo la nostra marcia, perché vuol dire che comunque noi siamo ancora vivi. E niente, andiamo avanti per il percorso e speriamo di innanzitutto di mantenere questo secondo posto. E poi se verrà di più qualche altra situazione ce la prendiamo volentieri. Abbiamo visto buone trame, buon gioco, palla a terra, scambi rapidi, veloci. Lagnone c'è. Cosa c'è stato invece in meno nelle scorse settimane? Qualche incidente di percorso solitamente si dice. Noi ci siamo sempre stati, perché se andiamo ad analizzare le ultime due partite, nonostante raccolto un punto, la prestazione c'è sempre stata. Infatti io quello che dicevo sempre a fine partita ai miei ragazzi, io ne farei altri 10 di queste partite, anche, soprattutto quando abbiamo perso, perché si può anche perdere una partita facendo comunque una prestazione, perché il calcio insomma ci regala sempre delle sorprese. Però dall'altra parte, come hai detto tu, le trame del gioco, quello è frutto del lavoro. Noi ci mettiamo passione, ci mettiamo impegno, ci mettiamo professionalità, ci mettiamo lo spirito di sacrificio durante i giorni della settimana. Niente, è tutto frutto del lavoro. I ragazzi sono motivati e continuiamo di essere motivati, perché se non entriamo dalla porta principale c'è la porta secondaria, quindi abbiamo l'obbligo di mantenere perlomeno il secondo posto. Poi ripeto, quello che verrà è tutto di guadagnato. Entrare dalla porta secondaria significa giocarsi tutto eventualmente nei play-off, nonostante il Termoli sia qui al Civitelle di Agnone fra 2 settimane? Noi portiamo avanti il nostro, come si vuol dire, il nostro credo e il nostro progetto. Ripeto, tra 2 settimane, ora pensiamo a Campo di Pietra, che è un'altra partita ostica, difficile, un campo difficile, sappiamo bene che Campo di Pietra è una buona squadra, anche loro stanno ancora in piena lotta per i play-off. Poi pensiamo al derby, pensiamo al big match col Termoli, però ora c'è da superare questo ostacolo Campo di Pietra e poi dopodiché cercheremo di prepararci al meglio per lo scontro diretto. Nella stessa categoria il Real Guglionesi è fuori dalla lotta sia per il vertice che per la salvezza. Gli ultimi turni di campionato saranno utili per inserire i giovani del posto per fare esperienza nella categoria. Direttore, forse questo Guglionesi all'inizio del torneo poteva ambire a qualcosa in più in campionato. Adesso sembrano troppo distanti le posizioni utili, Venafro, Sesto Campano, che probabilmente si giocheranno l'ultimo posto utile per i play-off. Adesso che siamo fuori da tutti i giochi, sia da quelli play-off che dai play-out, stiamo perseguendo anche la politica societaria di far giocare quanti più giovani possibili, perché il nostro vanto è quello di avere una filiera giovanile molto importante che annovera tutte le categorie in tutte le competizioni regionali. Per cui ecco, anche come premio per i ragazzi del settore giovanile stiamo giocando con formazioni che vedono largamente impegnati anche più giovani. Si può pensare ai Guglionesi di programmare un futuro calcistico migliore in eccellenza nel prossimo torneo? Beh, a breve non so, certo l'obiettivo nostro è quello di fare un buon lavoro e di perseguire
risultati gratificanti e lusinghieri sul campo, appunto adoperando quanti più giovani possibili, giovani autoctoni. Per quanto riguarda poi quelli che saranno i programmi futuri, ne discuteremo a fine campionato con la società, però a breve è inopportuno pensare di poter fare un campionato di avanguardia o che ci veda protagonisti per un salto di categoria, perché effettivamente è fuori dalla nostra portata e dalla realtà del paese. Termoli, Agnone, Iserni e Campo di Pietra è la classifica veritiera di questo torneo nella parte alta della classifica? Sì, quattro grandi squadre, il Termoli ha mostrato di essere una squadra organizzatissima, costruita bene, fatta su un bel nucleo di ragazzi giovani. È che obiettivamente, per quanto ha fatto finora, stando in testa della prima giornata, meriterebbe di vincere il torneo, e a questo punto della stagione ha un vantaggio non indifferente, soprattutto in considerazione di quella che è il calendario che li vedrà impegnati prossimamente. Se non sbaglio, la partita più ostica è quella che avranno qui fra qualche settimana ad Agnone. L'Agnone e l'Isernia, due grandi squadre, però un pochettino, così come il Campo di Pietra, però un pochettino attardate, e a poche giornate dalla fine effettivamente è davvero difficile che colmino il gap. C'è da vedere se poi si faranno i play-off, e quindi Venafro e Sesto Campano devono essere attenti a non perdere molto terreno dalle attuali seconde, perché altrimenti con 10 punti di distacco verrebbe meno anche il play-off per la quinta classificata. Sabato 9 aprile riprenderà il calcio a 5 nazionale di Serie B. Per la 23esima giornata spicca il derby molisano tra lo Sporting Venafro e la Chaminade Campobasso alle ore 16. In testa al girone G sono al comando i brindisini dell'Itria a 57 punti. Chiudiamo con la pallacanestro. L'Air Basket Termoli al Pala Sabetta sommerge di canestri la Farnese Campli 130-60. Nel campionato maschile di Serie C, mercoledì prossimo, ultimo turno della stagione regolare, i termolesi sono attesi ancora contro un quintetto abruzzese in esterno sul parquet del Magic Chieti. E con questa notizia è veramente tutto. Grazie, vi lasciamo alla nostra programmazione.